Ela! Avete visto che lago meraviglioso? Ci troviamo in Trentino Alto Adige, a Palù del Fesna, sulla bellissima Valle dei Mocheni. Il nostro itinerario parte proprio da qui e ci farà vedere delle cose eccezionali e molto panoramiche. Siamo pronti? Sì! Andiamo! Iniziamo subito con informazioni tecniche. Il parcheggio più conosciuto e più accessibile per il nostro sentiero è questo qua. Non lo leggo perché vedete c'è un po' di influenza germanica qua. Siamo a 1540. Io però personalmente ho parcheggiato giù in paese dove ci sono gli impianti sportivi. Perché? Perché qui si paga. Quindi decidete voi, andiamo avanti. Cominciamo come sempre a darvi il numero del nostro percorso. A dire la verità, oggi ce ne sono tre, quindi carta e penna e segnate tutto. Il primo percorso è il numero 343, Rifugio Sette Selle. Quindi andiamo perché parte già bello deciso. Allora, è bello deciso, però siamo totalmente in mezzo alla natura. Perché tre sentieri jumpy? Perché è un giro ad anello. Oggi veramente il top, super top direi. Quando vengo in questi posti qua, mi piace fermarmi, stare un po' tranquillo 5 minuti e sentire i suoni del decisamente ti danno la carica. Dopo circa 4 km dalla nostra partenza siamo giunti a Croce dell'Aner o Laner a 1860 e la croce è quella qua. E cosa si vede da qua? Informazione tecnica, consiglio vivamente scarponi da montagna o scarpe da trail, perché il percorso è pieno di sassoni, ci si può far male e lo dico sempre. Un'altra cosa che non vi ho detto, questo itinerario è uno dei più famosi, se non è il più famoso della Valle dei Mocheni, cioè vi propongo cose veramente d'eccellenza. Sì, famoso per i panorami, gli alberi, i fiori e tutte le cose che poi vedremo. Quindi merita. Eccoci giunti alla prima cosa molto caratteristica di questo itinerario. Benvenuti al Rifugio Sette Selle. A 2014 di altitudine qui ci si può rilassare tranquillamente. Avete anche dei panorami molto caratteristici e unici. Adesso torniamo leggermente giù che c'è una deviazione e vi dirò tutto. Quindi dopo Rifugio Sette Selle ritorniamo leggermente indietro da dove siamo arrivati, troviamo una deviazione e il nostro nuovo itinerario si chiama numero 324 e comincia con una bella discesa. Poi questa prima parte del 324 è decisamente magnifica, guardate ruscelletti, cascatine, ponticelli in legno, cioè, ma dove lo trovate un posto così? È giunto il momento di svelarvi il nome del lago che abbiamo visto all'inizio, visto che c'è la tabella ufficiale del CAI. Eccolo qua, il lago di Erdemolo, e andiamo via di qua. E chiaramente è il pezzo forte del nostro itinerario. Diciamo che la salita adesso comincia a farsi sentire. Inizialmente era discesa e adesso va su. Però da qui mi fermo. Perché? Perché è giunto il momento panorama.
Avete visto che paesaggi? Qui merita veramente. Allora, secondo me questo itinerario va fatto nel periodo giugno o luglio, perché guardate la fioritura. Rende questo posto veramente unico. E poi i panorami. Venite, venite. Come vedete, il tratto che porta al lago è leggermente esposto, quindi con calma si guarda bene dove si mette i piedi, si va avanti. Eccoci finalmente al pezzo forte del nostro itinerario. Ecco a voi il lago di Erdemolo. Andiamo a vederlo, dai! Guardate che meraviglia! E come vedete, grazie alla sua conformazione geografica, sul versante sud resiste anche d'estate un grandissimo nevaio. Veramente meraviglioso! Ma dove lo trovate un lago così bello a 2000 metri di altitudine? Come minimo una bella pausa ci sto. Come vedete, il lago è ancora là e il nostro nuovo itinerario, l'ultimo, che ci riporterà al punto di partenza a Palù del Fersina, eccolo qui, il 325, che come vedete è segnato anche sui sassi e va giù di qua. Chiaramente il 325 è una bella discesona, come piace a me. Eccoci arrivati! Mi fermo un pochettino prima perché qui rende molto di più. Oggi abbiamo fatto un itinerario veramente speciale e poi il lago di Erdemolo, da vedere tutto. Siamo partiti da Palù del Fersina, la Valle dei Mocchini, abbiamo fatto il 343, 324 e 325. Sono 12 km 300 metri con un dislivello positivo di 931 metri. Quindi questo itinerario tacca conquistato. Continuate a seguirmi su Jumpiran Facebook ed Instagram. Iscrivetevi al mio canale YouTube perché i miei video escono solo là. E da qui, da Palù del Fersina, è tutto. Ci vediamo alla prossima e come sempre, ehi là! È vero che questo parcheggio a pagamento, ma anche è vero che qua troverete la Graustana Monica che vi darà ristoro. Vi aspetto tutti, 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 tutti. Capito? Venite.